In ambito militare, le tecnologie per la costruzione di nuovi velivoli sono sempre state molto avanti rispetto a quelle civili. Un governo che si rispetti deve avere a disposizione i migliori mezzi da utilizzare in campo di battaglia in caso di guerra. Ne sono esempio questi 5 elicotteri che abbiamo classificato come più potenti di ogni altro velivolo militare. L'Augusta 129 è stato in assoluto il primo elicottero ad essere costruito in Europa occidentale, precisamente proprio qui in Italia. Negli anni 70 l'esercito cercava qualcosa che potesse competere con i modelli stranieri, ma allo stesso tempo essere un velivolo leggero e pratico, pesa infatti solo 2500 kg. Nonostante ciò, non deve trarvi in inganno il peso leggero, è comunque dotato di un ottimo armamentario, tra cui un cannone anteriore da 300 colpi, missile anticarro, due razzi non guidati e mitragliatrice montate sui lati, tutto guidato da un motore centrale da quasi 1000 cavalli. Attualmente è utilizzato solo dall'esercito italiano e da quello turco. Il Bell AH-1Z è un elicottero da combattimento statunitense, utilizzato dal Corpo dei Marines. È entrato in servizio dal 2010, incorpora molte innovazioni tecnologiche per quanto riguarda la meccanica e la gestione dei comandi a bordo, per pilota e copilota. Ha una potenza esorbitante, oltre 1800 cavalli, in grado di portare questo velivolo ad una velocità di 296 km/h. Le armi equipaggiate non sono da meno. Cannone rotativo calibro 20 con una gittata massima di 2,5 km, due missili AIM-9 in grado di viaggiare ad una velocità di 3000 km/h e una manciata di razzi Hydra di una gittata di circa 8 km. Di questo super elicottero l'esercito statunitense ne possiederà 226 entro il 2019. Il Tiger è l'elicottero europeo da combattimento per eccellenza, con un peso di 3 tonnellate e capace di percorrere fino a 1300 km senza fare rifornimento, ad una velocità massima di 280 km/h. Attualmente utilizzato dall'esercito tedesco, francese, spagnolo e australiano. Il Tiger è dotato di un cannone automatico calibro 30 ed in grado anche di portare fino a 8 missili anticarro e 4 missili aria-aria per annientare altri aeromobili nemici. Un singolo esemplare di questo elicottero costa al governo con l'acquista circa 35 milioni di euro. Al secondo posto di questa classifica non potevamo che mettere lo storico AH-64. Sviluppato dagli Stati Uniti a metà degli anni 70, questo mostro dei cieli ha rivoluzionato il modo di fare guerra. Si tratta di un esemplare pesantemente corazzato, dotato di un vero e proprio arsenale volante. Oltre ad avere un cannone automatico calibro 30 che spara a raffica, può essere equipaggiato con una combinazione di missili e razzi agganciati alle ali laterali. Ha un motore tanto potente da riuscire a portare l'elicottero fino a quasi 300 km/h. Per ovvie ragioni, a possedere il maggior numero di questi elicotteri è la United States Army, con una stima che si aggira addirittura ai 600 esemplari in possesso. Con un prezzo unitario di circa 14 milioni di euro, questo mostruoso velivolo russo è senza dubbio l'elicottero più prestante al mondo, con una velocità massima che raggiunge l'incredibile soglia dei 390 km/h, impensabile per un elicottero, è ovviamente dotato anche di un armamentario da primati. Possiede un cannone automatico calibro 30, in grado di sparare proiettili a 4000 km/h. In totale è in grado di trasportare oltre 2 tonnellate tra missili, razzi e bombe. Potenzialmente, infatti, può essere equipaggiato con ogni arma a piacimento in base alla situazione: missile anticarro, missili aria-aria, super razzi calibro 122, due bombe da 500 kg e tanto altro ancora. Nelle mani sbagliate, questi velivoli possono per davvero rappresentare una minaccia reale, ma fortunatamente per ora solo Russia e Egitto ne hanno a disposizione. E dopo questo tutti gli altri muti. Se questo argomento vi è piaciuto e ne volete altri simili, fatemelo sapere con un like. E ricordati anche di iscriverti per essere aggiornato prima degli altri.